sviluppo di una parte istituzionale prevista per legge, perché ha davvero un senso profondo ed è quello di affiancare il medico competente nella gestione del benessere e delle difficoltà dei lavoratori che lui incontra nella sorveglianza sanitaria. Questa parte istituzionale può essere fatta in modo routinario, può essere fatta invece con una pregnanza di senso, accedendo quindi a delle difficoltà ulteriori a quelle che probabilmente la legge aveva previsto di intercettare. Questo devo dire che è tanto più vero nel post-Covid. Quello che dal mio punto di vista c'è stato è un avvicinamento tra il servizio di psicologia clinica e gli operatori dell'ospedale, nel senso che negli ultimi 2 anni è che sta aumentando e sempre presente una richiesta di intervento degli psicologi, sia a livello individuale, stiamo parlando di richieste spontanee in questo caso, che a livello di team piuttosto che di equipe, piuttosto che di servizi, reparti. Questa è la cosa che sta succedendo. In parte secondo me c'entra sicuramente quello che è successo durante il Covid, in parte stanno succedendo secondo me altre cose che favoriscono questo avvicinamento, perché non abbiamo mai fatto così tanti interventi come servizio a favore di operatori, ripeto, a livello individuale piuttosto che a livello di equipe o di servizio, come stiamo facendo in questo momento. Questo naturalmente per quanto riguarda la nostra professione è decisamente un aspetto molto interessante che in qualche modo ci valorizza, è anche un aspetto che in parte ci gratifica. Finora noi ci eravamo un po' sentiti come qualcosa di a sé stante rispetto all'azienda, ok, come degli operatori che stavano in azienda ma erano un po' al di fuori della vita aziendale. Lo eravamo già prima in alcune situazioni come l'oncologia, per intenderci, e talvolta all'interno della riabilitazione. Adesso invece stiamo entrando in servizi, in reparti dove non avevamo mai messo piede e dove quindi in qualche modo non facevamo nessun tipo di intervento. Questa è la cosa che sta succedendo. L'esperienza del Covid ha dato evidenza della necessità di andare a strutturare gli interventi in favore degli operatori sanitari in modo più consistente. Quindi c'era già una parte del lavoro svolto dagli psicologi con il medico competente, la sorveglianza sanitaria, il servizio protezione e prevenzione, ed è uno spazio di lavoro che viene portato avanti, ma nel periodo Covid c'è stata la necessità di fare anche molto di più. Oltre a tutto quello che ci veniva segnalato dalla sorveglianza sanitaria, benemerita in quel periodo, di fatto poi abbiamo cominciato ad attivare dei canali di accesso diretto ad interventi psicologici per gli operatori che ne sentissero l'utilità, la necessità e l'utilità, o anche per gruppi di lavoro, quindi equipe, reparti, team che in qualche modo ci facevano richiesta. Abbiamo lavorato molto in questo senso nel periodo Covid, e anche poi la normativa legata all'organizzazione sanitaria ha dato evidenza dell'utilità di questo intervento. Nella nostra azienda abbiamo a disposizione anche degli operatori uno sportello di ascolto psicologico che offre dei colloqui di consulenza a chi tra i nostri colleghi sente che può essere utile parlare anche con un professionista di quello che sta vivendo. E quello che sta vivendo può essere correlato direttamente all'ambito lavorativo, perché alcuni dei colleghi vivono anche delle esperienze di assistenza a situazioni drammatiche, chiaramente, oppure possono essere collegati a delle situazioni personali, per cui in una logica anche di welfare aziendale la nostra ASST mette a disposizione questa risorsa interna dei propri lavoratori. Questo è proprio una scelta, ed è una scelta che si sta portando avanti, perché nel periodo Covid si è visto come poter affiancare anche gli operatori che stavano fronteggiando delle situazioni drammatiche e di difficoltà nelle situazioni personali e familiari più diverse poteva avere una sua efficacia e una sua utilità.
Nel pre-Covid le richieste che mi arrivavano dal medico competente erano sicuramente delle richieste di intervento, di sostegno, di richiarificazione anche del disagio che il lavoratore gli aveva portato nel corso della visita. Nel post-Covid questi interventi richiesti al medico competente sono aumentati in termini quantitativi, segno che il lavoratore apre maggiormente alla sua dimensione psicologica. Il medico competente la intercetta con probabilmente maggiore facilità, maggiore attenzione, perché poi c'è un incontro di due professioni. Di conseguenza il medico competente propone più frequentemente e dall'altra parte accettano più facilmente un invio per colloquio psicologico, che poi di fatto è quello che io trovo scritto quando ricevo questa richiesta. Accettano e inviano con una maggiore facilità e con una maggiore disponibilità, segno probabilmente che quello che è successo ha ammorbidito anche e cambiato il significato e l'idea dell'accesso psicologico, non inteso come un ho una colpa, ho una fragilità, caspita, devo andare da qualcuno che me la rimetta in fila, ma come quello è uno spazio in cui posso chiarificare meglio e capire meglio ed essere quindi, come dire, portare maggior benessere a me stesso, l'organizzazione in cui lavoro, perché questa parte viene ancora fatta all'interno della sorveglianza sanitaria. È stato proposto dei percorsi di gruppo laddove le persone fondamentalmente dicevano di essersi perse, di vivere quindi uno stato di perdimento personale. È stato fatto un percorso fatto in gruppo dove le persone man mano erano aiutate a riconoscersi, ok? Quindi a ritrovarsi, a riscoprire un po' se stesse. Quindi diciamo che quell'esperienza era un'esperienza proprio più sul vissuto personale, per quanto fosse un'esperienza fatta in gruppo e quindi fatto con l'aiuto degli altri operatori, con il contributo di tutti quelli che hanno partecipato a queste esperienze. La proposta era quella di creare delle situazioni dove le persone potessero riflettersi, quindi sono state create esperienze dove individualmente, in coppia, in gruppo, si aveva la possibilità di appunto riflettersi, cioè di rivedersi e quindi in qualche modo di riscoprire se stessi attraverso i propri occhi o attraverso gli occhi degli altri e quindi anche in qualche modo di tornare a rivalorizzare se stessi per come si era. I gruppi che noi proponiamo non sono gruppi di psicoterapia, intendiamoci, né questo né quello fatto in pneumologia, sono gruppi pensati per avere un benessere psicologico, non hanno nessun tipo di funzione clinica, hanno più semmai una funzione di tipo formativo. Come psicologo penso che questa cosa vada fatta sempre, anche quello che in qualche modo chi fa questi percorsi dice, ma questa esperienza andrebbe fatta sempre al di là di quello che succede e quindi in qualche modo non è che è perché c'è stato il Covid che avevo necessità di fare questo. Poi che il Covid abbia favorito e abbia stimolato questo tipo di incontro, questo sicuramente sì, però va al di là di questa cosa, cioè prendere consapevolezza di sé, questa è una cosa che fondamentalmente tutti probabilmente abbiamo. Questo peraltro viene anche consolidato dalle indicazioni degli accordi che vengono presi poi fra le regioni e i sindacati, piuttosto che non dalle regole di sistema, quindi quelle indicazioni che Regione Lombardia dà alle aziende su che cosa fare all'interno delle proprie strutture. Vivere una situazione stressogena, angosciante, faticosa, pesante dal punto di vista psicologico può accadere anche alla persona che di per sé non avrebbe altri tipi di problematiche o patologie. Questa esperienza in qualche modo ha sdoganato l'idea che tutti possono vivere delle situazioni di vita tali per cui può essere utile avere un supporto, un confronto, un sostegno, ecco, da parte di chi si avvicina nel contesto
lavorativo o nel contesto familiare, piuttosto che non da parte di esperti. Ecco. È stato un passaggio molto importante, perché precedentemente l'idea di ricorrere a uno psicologo era più collegato ad una situazione di vulnerabilità, quindi anche tra i nostri colleghi poter chiedere una mano per delle situazioni che stavano vivendo sul lavoro, piuttosto che no, a livello personale, che poi avevano dei riflessi sul lavoro, non era una cosa che veniva richiesta, perché è connotata come un elemento di problematicità personale che nessuno in qualche modo no, si riconosceva no, di per sé. Invece, ecco, questa cosa per cui abbiamo vissuto tutti quell'elemento, quel momento no, così faticoso, così difficile, ciascuno con le proprie fatiche, ma nessuno indenne, ha fatto sì che tutti potessero mettere in conto che è giusto e è bene, è un elemento di resilienza chiedere aiuto quando ci sono delle situazioni che creano delle difficoltà. Ciò non connota il fatto di essere problematici o patologici, è un altro tipo di discorso. Credo che la percezione comune, anche un po' la narrazione comune, sia che non avevamo completamente contezza della nostra fragilità, aiutati anche da un sistema sociale, organizzativo, che non puntava sulla fragilità, e che invece il Covid abbia fatto emergere chiaramente, no? Come tutti i fattori stressanti, che hai dei lati di cui prima preferivi non occuparti, non vedevi, prima eri aiutato a non vedere. Ma credo che sia una narrazione abbastanza comune, no? Per noi che ci occupiamo di fragilità è incredibile pensare che le persone non si percepissero fragili, no? È un ossimoro, ma di fatto la maggior parte della popolazione si sentiva, come dire, inquadrata nelle proprie certezze, non aveva idea che queste avrebbero potuto scompaginarsi da un giorno con l'altro, no? Questo credo che il Covid abbia fatto. Siamo più consapevoli, lo viviamo con minor colpa e con minore stigma, e credo sia per questo che le attività a favore del benessere delle persone, in questo caso dei lavoratori delle SST, sono aumentate dopo il Covid con gli interventi che sono stati fatti ad hoc in favore dei lavoratori. Il Covid ha evidenziato di più delle fragilità di sistema, cioè ha fatto capire di più che il sistema, l'organizzazione deve avere delle attenzioni, altrimenti, come è successo nel Covid, si creano situazioni di forte stress per gli operatori, quindi vanno fatte una serie di azioni, tra cui quella che stiamo facendo noi, per aiutare appunto a superare e gestire questo stress, altrimenti c'è il rischio appunto che gli operatori poi, dal punto di vista psicologico, presentino dei problemi, manifestano delle problematiche che sono un po' quelle di cui poi parlava Silvia. Quello che è accaduto è che in una situazione di spavento, chiaramente tutto ciò è stato portato su un palmo di mano da chi si sentiva in pericolo e quindi vedeva in loro anche delle figure salvifiche, disponibili anche a correre dei rischi per sé e per i loro familiari. Dall'altra parte, quando c'è stata la seconda ondata, loro erano, diciamo così, i testimonial di tutto ciò che ancora costituiva un pericolo, ancora quindi comportava delle limitazioni della libertà personale, e quindi sono stati visti un po' come capro espiatorio, portava brutte notizie o imponeva alcune regole che la gente non voleva più avere, perché desiderava poter uscire, avere maggiore libertà, non portare le mascherine, incuranti di quelli che potevano essere dei rischi di cui i colleghi non solo erano stati testimoni, ma erano ancora protagonisti, perché i reparti anche nella seconda ondata sono stati pieni, abbiamo avuto ancora dei decessi, e così ancora anche nella terza. Quindi la necessità che loro percepivano di continuare a proteggere, ma non tanto se stessi quanto piuttosto le altre figure fragili, era quello che li portava in qualche modo a chiedere a tutti gli altri di avere delle regole di attenzione, che a quel punto risultavano disturbanti e fastidiose. Per cui c'è stato anche proprio questa situazione, direi molto critica, perché nel tentativo di svolgere questa funzione ancora di tutela, che percepivano perché la vivevano e non solo perché l'avevano vissuta, venivano accusati delle peggio cose, e da questo punto di vista si sono sentiti molto traditi rispetto a quello che poteva essere la fiducia, per cui anche tutta una serie di
fatiche della seconda ondata sono proprio da riferirsi non tanto al mancato riconoscimento, ma all'attacco e all'aggressione verbale, alla sfiducia che in qualche modo hanno percepito, che probabilmente rispondeva a un fastidio della popolazione.